La Proloco di Casalbuono presenta A tavola col nonno. Questo progetto si pone l'obiettivo di riqualificare il nostro territorio attraverso il ritorno alle tradizioni e la riscoperta delle tipicità culinarie, di cui fortunatamente non si è ancora perso del tutto il ricordo. I nonni, preziosi informatori, ci guideranno in questo viaggio a ritroso nel tempo, trasmettendoci saperi, sapori e procedimenti nella preparazione di piatti tipici del luogo. L'intento della Proloco è quello di pubblicare un ricettario in vernacolo con traduzione in lingua contenente tutti i piatti tipici dell'alimentazione della comunità casalbonese, legati alla scansione stagionale, alle feste e alle ricorrenze particolari. Cominciamo con i piatti che vedono l'utilizzo dei fagioli, perché l'attuale amministrazione comunale sta lavorando al progetto di caratterizzazione e valorizzazione degli ecotipi del fagiolo casalbonese. Con tale progetto si vuole valorizzare anche la parlata locale per rafforzare nelle nuove generazioni la consapevolezza che il patrimonio linguistico-culturale di un tempo, veicolato in particolar modo dal linguaggio, è la somma dei valori umani e spirituali che ne caratterizzano l'identità. I fasul sono oro di questo paese. Tabaccande, cannelline, ris, panzaried, sandander, munaced e san pasquale. Cuotti in una pignatedda, unzate qua a polvere di puttuolo, una bella fedda di pane, erano una volta nu pranzo riale. Nonna Esterina ci mostra la preparazione antica di lagne e fasule. Si mettono i fasuli in da pignata, si cuppone l'acqua e si mette a cuocere vicino al fuoco. Si cuppone la pignata con un coperchiede e si sistema un guardapignata. Quando i fasuli sono cotti, si prepara un pasta con la farina e l'acqua. La pasta si da fare a buona. Quando è pronta si stende con la natura. Si da fa bella tonna, si fa asciugare, si arrotola e si taglia in tante strisciolette di pasta e che si sono in laganette. Si contano i fasuli. Si mettono un bello cucchiaio di rinzogna in due sartanine di fierro. Si scazzano spicciaraglie e si faccia frio. Quando l'aglio è rosso, si getta. Poi si piglia un cucchiaio d'acqua di fasole e un cucchiaio di polvere di pomarola. Si faccia cuocere un poco tutto assieme, si rivaga tutto in pignata e così i fasole sono conzate. Si mette a bordo l'acqua in datiella in coppa a fuoco. Quando l'acqua bolle, si sala e si mena nel laganed. A mezza cottura si levano poco di ciliegie e si rimaccano i fasuli punzati in datiella. Laganed e fasuli cuociono assieme per un poco. Piffanza purisce. Poi si levati il ruffo. I laganed si fanno rosire e finalmente sono pronti per mangiare. I fagioli rossi conditi allo stesso modo possono essere consumati a zuppa. La zuppa di fasule è un altro piatto prelibato della tradizionale cucina casalbonese. Vicino al fuoco c'era sempre una pignata qui fasule, anche perché quando si rincasava dal lavoro nei campi si faceva in fretta a preparare la cena e la famiglia si ritrovava riunita attorno di ave chinere fasule. Ognaruno un bugno pane, capure si era tost, s'ammuddava in dobroro. Tan, un pane, era una cosa sacra. Pur si è farina ambastata con l'acqua, il pane non è un pane. Chir se mangia con cumbanaggio. Chist se mangiava solo, a muzzica, a stuzze. E quando era tost, non fornia in dosi chiramunizza.
si faceva piezza piezza, si cuciva cotto cotto, scotto, che si ammuddava cucendo in dei bocche senza riendo. La zuppa di fagioli si mangiava e si mangia qua frasella. Se si vuole un piatto più sostanzioso, basta aggiungere ai fagioli annoglia, acoria oppure perro porc. Nu file ruglie, nu pizzica di sale, nu poco racite per consasti fasole prelibate, che sono meglio nei cumbiette che i siti si gettano. I cannellini anzalata. Nella cucina castelbuonese i fagioli si sposano benissimo con le verdure. Fasole scarola, fasole cicoria, fasole qui broccolo e con i legumi in da cucina. I fagioli anticamente venivano consumati giornalmente ed erano considerati a carne ripovere. Oggi, soprattutto nelle nuove generazioni, è sensibilmente calato il consumo di questo prezioso alimento. La riproposta delle ricette povere di un tempo non vuole essere un nostalgico ritorno al passato, ma un invito a riappropriarci dei sapori, degli odori, dei colori, della semplicità e della genuinità di un tempo per indirizzare le nuove generazioni verso un'alimentazione più sana. I fagioli, ma tutti i legumi in genere, contengono sostanze nutritive eccezionali e i lignani in essi contenuti prevengono addirittura il tumore al seno. Infatti, le donne che si ammalano meno di tumore al seno nel mondo sono quelle delle popolazioni più povere delle Americhe, che mangiano tortillas e fagioli. Inoltre, le loro fibre riducono il colesterolo e contribuiscono a prevenire il diabete. In da sta bella terra rugalore amma continuati andasti semeroro e raccà amma portafora. Panzariedde, ris, tabaccante, San Pascale, Munaciedde, Sant'Andere e Cannelline, ieri carne ripovere, oi cib palate sopraffine. Una parola ritrovata, un cibo povero e fondo nella memoria, una ricetta conservata, un grano di piccola sapienza materiale, una traccia cosmogonica, possono aprire porte che affacciano su altri passaggi verso la conoscenza.